117° giorno di conflitto in Ucraina, due civili sono stati uccisi, 12 feriti durante un attacco missilistico russo nella regione di Donetsk, 3 bambini feriti nei bombardamenti a Kharkiv. Secondo l'esercito ucraino, le forze armate russe si stanno preparando a lanciare un'offensiva contro la città di Sloviansk nel Donetsk. Il New York Times ha intanto rivelato come nella sua operazione speciale in Ucraina la Russia abbia utilizzato 210 munizioni appartenenti a tipologie ampiamente messe al bando dai trattati internazionali. Il presidente Zelensky, intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'ISPI, Università Bocconi di Milano, ribadisce che l'Ucraina ha bisogno di aiuto, ancora rifornimenti, alimenti, armi, equipaggiamenti moderni. Non daremo via il Sud a nessuno, riprenderemo tutto ciò che è nostro. L'Unione Europea si considera un partner alla pari. La crisi alimentare nel mondo durerà finché questa guerra continuerà. Oggi Borrell in Lussemburgo per il Consiglio degli Affari Esteri si è detto sicuro che l'ONU troverà un accordo per sbloccare il grano. In merito alla risoluzione di maggioranza su cui lavora il governo, Zelensky ha lanciato un appello all'Italia: per favore sosteneteci. La Russia nel frattempo conferma la stretta sulle forniture di gas all'Europa, rifiutando l'offerta dell'Ucraina di prenotare maggiore capacità di transito attraverso i suoi gasdotti per compensare i minori flussi attraverso il Nord Stream, la principale rotta del gas russo verso l'Europa. Come riportato da Bloomberg, Gazprom ha deciso di non prenotare capacità extra per luglio nell'asta odierna, lasciando trasparire l'intenzione di proseguire nel giro di vite che ha portato i flussi al 40% della capacità attraverso il Nord Stream. L'Italia sta intanto valutando il peso dei nuovi afflussi di gas provenienti da fornitori alternativi a Gazprom.